E abbiamo qui in studio, caro David, Azzurra Noemi Barbuto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Mamma mia, una festa, una vera festa. Buonasera, buonasera. Una vera festa, una vera festa. Il verso alla cosa che fai? No, buonasera. Si potrebbe farlo a lui. Buonasera. No, ma con una specie di body shaming stai facendo, direbbe qualcuno. Ma siccome la signora Barbuto se ne fotte di queste cose. Ma quale body shaming? La dottoressa Barbuto, persona eccezionale con tantissimo tempo libero. Tantissimo. Ma non è vero. Infatti lavoro 9 ore al giorno, in più in contemporanea scrivo. Tantissimo tempo libero. Tantissimo. Avrei tantissimo tempo libero. Una quantità. Tu tanto chi tempo libero tanto per sparare le tue non stronzate. Allora, io lo dico per no, non è vero, non è vero. Ha finito di lavorare ed è venuta qui. Allora, innanzitutto ti do subito una notizia. La signora Azzurra Noemi Barbuto è favorevole al blocco navale, giusto? Me lo sto assolutamente per forza. Sì. È l'unica soluzione praticabile per e la Meloni bloccare. No, invece. E quindi lei era favorevole, era favorevole. Addirittura ha studiato un sistema che la rende praticabile e ha scritto La Barbuto? Sì. Studiato? No, non fatemi incazzare adesso. La Barbuto lo non sapevo, ha studiato nessun sistema. Nessun sistema! Guarda, la Marina Militare ha studiato un sistema. L'ho messo a la Marina Militare. Lei non ha studiato nessun sistema. Non cominciamo perché mi fate incazzare da morire questa volta. No, innanzitutto non è possibile. Non, che la Barbuto, tanto. Non è possibile che la Barbuto, unica al mondo, abbia studiato che unica al mondo. E lo viene sì, a dire alla Zanzara, sicuro, unica un al sistema. Mondo. Un sistema. Io adesso mi incazzo davvero, ma non mi incazzo con la Barbuto, mi incazzo con quell'altro che è Barbuto pur senza chiamarsi Barbuto ed è no, posso dire una cosa, innanzitutto la signora Barbuto è seduta sul trono della Zanzara dove era seduto Vittorio Feltri, uomini e donne sette uomini e donne, in realtà anche il signor Vittorio Feltri si è seduto su trono qualche giorno fa. Allora lui non solo ha studiato, ma lei pensa che sia assolutamente attuabile e sarà il futuro, e lo dimostro in questo documento che ha consegnato, ho consegnato al politici porta al partito, cioè a quale partito? Ma Fratelli d'Italia. Ma quale documento? Ma la NATO, ma chi l'ha consegnato? Sì, assolutamente praticabile, legittimo, legale, è stato già attuato in passato, Cogiani. Quindi analizzo anche i precedenti. Ma sì, ma secondo lei perché il Sole, lei si trova nella sede prestigiosissima del Sole 24 Ore. Sì. Io sono convinto che se lei andasse all'ultimo piano, bussasse alla stanza del direttore, dottor Fabio Tamburini, e dice toc toc, chi è? Sono Barbuto. Dice chi? Sono Barbuto. Benissimo, Barbuto, mi dica, ho trovato la soluzione per risolvere il blocco navale. Secondo lei perché il direttore Tamburini non lo dovrebbe pubblicare, visto che è un documento così importante e così esclusivo? Ovviamente per non l'ho dato ai giornali, perché? Ne l'ho pubblicato io, ma lo do appunto lei. In mani di se politici tutti. È un documento se per la signora, politica, non dottore, per l'informazione. Bisogna studiarlo. Tutti di quello che pubblica lei, però, signora, se ne strafottono tutti. No, vediamo la base. Questo è da vedere. Questo è da vedere. La base, diciamo, da cui nasce, diciamo, la sua idea del blocco navale necessario, cosa su cui io concordo non al 100, al 300%, tu che già siamo in due, è che noi sostanzialmente importiamo criminali. E tu lo hai scritto chiaramente. Sì, beh, certo, se non è che importiamo masse di criminali, però anche, ma poi molto probabilmente masse di criminali. Però tra cui ci sono anche terroristi infiltrati, e questo lo dimostra la cronaca, i fatti di cronaca. C'erano le note dell'intelligence. Però noi, se, noi diciamo, se diciamo, come dici tu, che importiamo criminali, siamo etichettati come razzisti, islamofobi, xenofobi. È automatico per sedare, silenziare queste voci. Ovviamente si ricorre alla ghettizzazione sistematica, per cui chi la pensa in un certo modo è in automatico razzista, ma fascista, di cosa parla? Omofobo, sessista, di tutto. Ma sì, ma ha ragione. È un modo di soffocare il pensiero che non concorda con quello comunemente. Che non ce l'ha fatta la Barbuto, ma di chi stiamo parlando? Sono le cose che dico da sempre, prima ancora del generale. Scusami, ha superato pure il generale a destra. Sì, le scrivo chissà da come mai lei ma, dice scusa, tutto ma prima del generale. Sei da 10 anni che scrivo queste cose, il libro è uscito ma dopo, le ho dette prima di lui. Ma signora, però cioè, poniamoci matematica, un dubbio. Logica, io le voglio razionalità. Anche un bene dell'anima, io le voglio io un bene dell'anima, io, super, no. Io enorme, io enorme, io voglio un bene enorme. Io voglio più bene a lei che a Telese, ad esempio. Posso dire, io voglio molto più bene a lei che a Telese. Ma
questa è grossa, questa è grossa, questa è grossa però. Io le voglio un bene dell'anima, dottoressa, un bene enorme. No, perché in questo momento lui è a favore di tutti quelli che tifano Israele a prescindere, anche se sono stati i suoi nemici storici. Non deve tifare, democrazia contro dittatura, ma non è quello il tema. Il tema è assolutamente no. Solo su questo. Come mai? Ma non parliamone, per favore, non mi dia ragione. Come mai? Di tutti i dossier prodotti e pubblicati dalla dottoressa Barbuto, il mondo intero se n'è strafottuto, per usare un eufemismo. Non mi sembra affatto. Perché io l'unico programma che dedica un pezzo di trasmissione alla dottoressa Barbuto si chiama La Zanzara. Io ho una domanda. Scusami, che non va in televisione. Sono io che sto dedicando il mio tempo a voi, ma solamente perché stimo Giuseppe, non certo benissimo. Per te, caro mio. Allora, però scusami, la cosa fondamentale è questa: cioè, tu dici importiamo criminali, ma dici anche che noi non è che dobbiamo per forza accogliere. Questa idea assurda per cui noi dobbiamo accogliere per forza è una follia. Io l'ho detto pure ieri a dritto e rovescio: noi abbiamo quasi il dovere di accogliere. Ma chi lo sentiamo gravare su di noi? Ma chi lo dice che dobbiamo accogliere per forza? Dove sta scritto che dobbiamo accogliere masse di immigrati? Non esiste dove nessuna sta scritto? Norma del diritto internazionale che ce lo imponga, assolutamente. Però litighiamo un attimo, signora Barbuto, perché lei pensa che i leoni non vadano nel circo, ma sono addirittura, pensa che i circhi siano una specie di posto dove uccidono gli animali, maltrattano gli animali? Che su questa cosa imprigionare è da sempre una forma di maltrattamento in tutte le culture, sia per gli esseri umani che per gli animali, per cui non penso sia bello essere rinchiusi in gabbia. Beh, ho capito, ma che vuol dire? Gli animali da una vita sono rinchiusi nei circhi, stanno sempre ed nei circhi. Ed è una circhi. Cosa, infatti, una vita è una cosa che corrisponde a un periodo che ormai è sorpassato. Cioè una bisogna cosa... superare i circhi, cioè i circhi quelli con gli animali, superare i circhi. Sì, ma pure lei perché... è della partita dell'idea feltriana di distruggere i circhi, togliere il lavoro alle persone. Può funzionare, ma gli animali non possono essere uno strumento per lucrare sulla loro pelle, per arricchirsi o per divertire la gente. Perché una roba da pazzi, guarda, cioè è incredibile. A questo punto si esibiscano le persone, perché esibire ma infatti si esibiscono anche le persone, si facciano esibiscono... solo loro. No, ma ho capito, ma Azzurra, scusami un attimo, se ci sono delle persone che campano su questa cosa, cadono una vita ed è una tradizione quella di come mi dovrebbe chiamare? Scusami, Azzurra. Come la devo chiamare? Noemi Barbuto, la posso chiamare Azzurra? No, assolutamente. Azzurra. Scusa, però se ci sono delle Azzurra. Persone Azzurra. Se ci sono delle persone se ci sono delle persone che lavorano su questo, cioè su queste cose qua, addestrano gli animali, li portano a fare i salti. Non dovrebbero farlo, è questo il punto. Perché non dovrebbero farlo? Non lo capisco. Perché chi lo decide? Qual animali... è l'ente supremo che decide questo? Perché gli animali, abbiamo capito ormai, lo sappiamo, è una consapevolezza diffusa, sono esseri senzienti. Sì, per cui dunque, non un bisogna po' inferiori a noi, diciamo. No, un po' dice? Beh sì, bisogna abbastanza dice? Chiaro. Abbiamo mai visto un animale presidente del Consiglio? Siamo inferiori noi, ad esempio, nel momento in cui ammazziamo per puro godimento, l'animale invece non ammazza per puro godimento. Lei la mangia la carne? La mangio, certo. La mangia? Dunque, lei è consapevole dell'inferiorità dell'animale mangiando la carne? Dell'inferiorità anche su questo punto avrei da dire, perché mangio la carne, però ci sono delle procedure per uccidere l'animale in modo da non procurargli sofferenza, perché sappiamo che gli animali comunque sono esseri senzienti, provano dolore esattamente ma come noi. Nel circo gli animali non vengono uccisi, nel circo gli animali vengono maltrattati, perché rinchiudere è una forma di maltrattamento. Ma altrimenti morirebbero in ogni caso. Hanno vita più lunga che se fossero in natura, è abbastanza chiaro. Se fossero in natura si sbranano tra di loro, leone, si ammazzano tra di loro questo gli animali. Questo povero leone è scappato, si è dato alla fuga perché era evidentemente disperato di stare scappato. In quello spazio ristretto. Per niente. No, non il leone, è scappato. Il leone è stava uscito, lì perché l'hanno sì, corso è via. È andato a farsi una passeggiata. Ma non è corso, è andato a farsi una passeggiata, certo. È andato a farsi una passeggiata, è evidente. È no, perché l'hanno liberato. L'hanno liberato lì, dai. Questo non è ancora, non è chiaro. C'era il lucchetto. Scusi, signora Barbuto, lei però è a favore della mia idea invece sulla questione di Indy, no? Cioè lei pensa che bisognava assolutamente preservare il diritto dei genitori di decidere come questa ragazza doveva morire, o sbaglio? Beh, sicuramente se c'era la possibilità ed era stata offerta anche dall'Italia di curarla. Ma non è stata una speculazione politica questa cosa della Meloni? Cioè una cosa di dire diamo la cittadinanza per ma un anche secondo? Anche se lo fosse stato, comunque c'era la possibilità di salvarla, quindi...
No, no, ma infatti pure secondo me è così. Cioè, Parenzo è rimasto insieme ad altri, pure Massimiliano Parente che mi sta scrivendo. No, ma sai perché? Signor Parente mi sta scrivendo dicendo che la scienza deve decidere la sofferenza. Dai, su, ragazzi. Beh, certo. Io questo dominio della scienza sinceramente non lo comprendo. Poi difendiamo tanto la vita, poi nel momento in cui si può salvare una vita, ecco che è giusto farla morire una neonata. Non c'è nessun dominio della scienza, nessuno. Ci sono la stessa scienza che l'ha tenuta in vita e che ha provato a fare ogni cura possibile per salvarla non era possibile perché è una malattia degenerativa. Ma è uguale, non c'entra niente, io me ne fotto. Hanno della scienza e dei dottori, la bambina, i genitori volevano meglio. Che si salvasse, allora, volevano che si salvasse almeno per qualche ora, per qualche giorno, ed erano i genitori a decidere. Quindi era un desiderio dei genitori, certo. Non per il bene della bambina. Il bene della bambina è deciso dai genitori. Quindi è come fosse un bambolotto, quindi scusa, è nella disponibilità cosa, dei genitori. Certo, assolutamente sì. Un'ultima cosa è questa: perché quelli che non vogliono i circhi, i giardini zoologici, gli zoo, eccetera, invece lei ha dei gatti a casa? Dei cani? Avevo una gatta. Ecco, tutti quelli che hanno cani e gatti li tengono prigionieri anche loro dentro casa. Li tenete prigionieri anche voi. Avete rotti i coglioni. Tenete prigionieri cani e gatti e rompete le balle su quelli che li tengono prigionieri nei circhi. Almeno quelli servono a qualcosa, servono allo spettacolo di altri. Voi per il vostro sollazzo, per dire che bello Ciccio, il gatto di Feltri, che bello Ciccio, che bello Franco, che bello Giovanni. Che ne sapete che quelli vogliono stare con voi? Che ne sapete che quelli vogliono stare con voi? Perché vi ergete a sindacalisti degli animali? Grazie Azzurra, a presto, ciao. A te, ciao. Azzurra. Perché usare